ci divertiremo, spero, a costruire questa cosa che ho preso un po' di tempo fa. Questi set sono composti da vari pezzi che una volta incastrati tra loro formano queste stanzette. Ne ho presi di 4 tipi diversi, così piano piano formiamo tutta una casetta, spero. Anche se in realtà non sono proprio tutte stanze di una casa. Per esempio questa è una cameretta. Questa invece non capisco cosa sia. Non so se è un negozio oppure cos'è, perché c'è potrebbe scritto... essere una stanza di bellezza. Sì, forse sì. Sì, non capisco cosa sia questo, vabbè. Poi la cucina con il tavolo anche per mangiare, questa si capisce. E questo è il ristorante. Sì, questo è un ristorante. Che però, vabbè, noi potremmo mettere tutto all'interno di una casa immaginaria e ci giochiamo e basta. Tanto per iniziare io direi di provarne uno. Non so se oggi riusciamo a montarli tutti, anzi sicuramente no. Io direi di iniziare da uno, così intanto vediamo cosa viene fuori, se è qualcosa di carino e se è divertente soprattutto. Sì, voglio fare questa. La cucina? Allora, vediamo un po'. Questi li mettiamo da parte, poi magari li montiamo in un altro video, e sempre se questo ci piace farlo. Allora, sono 4 fogli con vari pezzetti da staccare e ora li stacchiamo. Attenta a non romperli, altrimenti dopo non si incastrano più. Ok, dai, vengono via abbastanza facilmente. Ma ci saranno le istruzioni, perché non ho mica guardato. No, così, così, così. Ecco, questo qui è il frigorifero. Allora, adesso che abbiamo staccato tutti i pezzetti, Alissa si è accorta di una cosa. Che se stanno i numeri dovevamo staccarli in ordine e poi tutti metterli. Ecco. C'erano dei numeri su ogni pezzo e noi li dovevamo staccare uno alla volta, partendo dal numero 1, montare, piano piano andare avanti, in modo che li riconoscevamo subito. Adesso invece li abbiamo tutti staccati e quindi li dobbiamo riconoscere solo dalla forma. Però noi siamo brave e ce la faremo lo stesso, vero? Sì! Ok, allora, via questi, poi in caso andiamo a riconoscere che forma avevano. Questo è il muro che va attaccato al pavimento. Ci sono i buchetti. Stacchiamo tutti i buchetti. Va bene, ci vediamo alla fine di questo lavoro noioso. Ciao ciao. Ok ragazzi, ecco qua tutti i pezzettini. Abbiamo tolto anche tutti questi pezzetti che chiudevano i buchini per gli incastri. E adesso iniziamo e vediamo che cosa salta fuori. Vai Alissa, tu monta tutto quello che capisci come si monta e vediamo poi che cosa succede. Allora, io inizio da questo, che dovrebbe essere il frigorifero. Quindi dovrei piegarlo così, poi così, immagino. Sì. Ok. Parte sotto e parte sopra. Mettiamo i pomelli. 1 e 2. Ecco qua, il frigo è fatto. Adesso facciamo questo qui della cucina. Cos'è? Eccolo qua. Questo. Ma così, mamma. Così. Aia, li metti i pomelli qui. E anche questo mobiletto è fatto. Poi mamma, ci sono pure le sedie. Eh sì, ora le facciamo. Ora ho capito cos'è. Questo è il tavolo, ho capito. Brava. Così, metti uno così, così, ecco. E poi le altre gambine. Ok. Guarda, il tavoletto. Bello. Dai, entra, ecco. Guarda. Bella. Cominciamo a mettere qualcosa qui nella casetta. Vedi? Questi pezzetti si devono infilare in quei buchini. Alla fine è un po' come fare un puzzle, però 3D. Guarda Alissa, siamo già a buon punto. Il grosso è fatto. Qui c'è anche il forno che si apre e si chiude. Ora ci manca da mettere la finestra, qualche mensolina, poi il tavolo e le sedie ed è fatto. La finestra si piegano, questi due pirulicchi, come li possiamo chiamare, così e così. E bisogna infilarli lì.
Okay. Qui perché c'è il blu così sembra. Sì, e qui c'è anche un pezzo che tu hai staccato male. No, non sono stata io sì. a staccare questa parte. Sicura? Sì. Sono stata io? Sì, eri stata tu a staccare il muro. Dimmi la verità. Sì, io dicevo, no, lo voglio staccare io. E invece l'avevi staccato solo. E invece, 5 minuti prima... Attenta a non romperli. Vediamo se ce la fa. Dai, dai, ci sei? No. Non smontare tutto il resto che ho già messo, eh. Sì, brava! Ora l'altro. C'è l'altro. Sì! Finalmente. Ah, sì, eccola, sì, questa è la mensola. Si piega così. Non è facilissimo, eh. Bisogna avere una manualità un po' sviluppata e precisa. È che non ci può andare il ditone. Ecco. Ok. E cosa ci va? Queste spezie. E mettiamolo qui. Un pezzo. Dove andava quello? Oh, dove andava quello? Aiuto. Vabbè, vabbè, facciamo finta che quel pezzo non esiste. E mettiamo anche quest'altro coso qua. Ho messo i mestoli. Questo invece ho scoperto che andava qui nel forno in qualche maniera. Ma adesso non ce lo metto perché altrimenti smantello tutto e faccio un disastro. Facciamo finta che questo pezzo non ci serve, non è mai esistito. Mettiamo le nostre sedioline qui vicino al tavolo. Vabbè, questa sediolina non è che mi è venuta benissimo, continua a staccarsi. Dopo magari ci metterò un pezzetto di scotch. Poi dove la metto? Non c'è più spazio vicino alla finestra. Qui. Oh, dai, alla fine io direi che è venuto abbastanza bene. Guardiamolo un po'. Ta-da! Ecco qua il nostro piccolo diorama di carta, tutto ad incastri, e devo dire che non è venuto male, vero? Sì. Alla fine il risultato è molto carino. Certo, non è una cosa con cui ci si può mettere proprio a giocare con i pupazzetti, perché è delicato. Secondo me si smonta facilmente se uno ci gioca. Però da guardare è carino. E poi è un bel passatempo. Sì, è una casa nella casa, perché questa è una casa. È vero. E poi, quando avremo montato anche questi, li possiamo mettere tutti e quattro, tutti vicini, e facciamo un unico ambiente. Sì. Ok, però io direi che per oggi questo video finisce qui. Speriamo che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao ciao! Oh, grazie, mi avete preparato la cucina! Ops! E l'avevo detto che non è proprio l'ideale per giocarci.